Elis Kadic parte da uno dei luoghi comuni più noti e sfruttati in rete, lo stereotipo del gattino divertente, conosciuto anche come lolcat. Però, immediatamente, sin dalla prima pagina del proprio microebook, mostra una sensibilità critica noir, perché propone un vero e proprio manuale su come realizzare una lampada partendo da un gattino. L'artista si fa beffe anche del moralismo e degli istinti censori imperanti in rete. L'identità del gatto è infatti celata da una striscia nera, ma nella pagina successiva la testa viene mozzata senza tanti complimenti. E mentre il manuale illustra i passaggi successivi, le gocce di sangue colano dal collo dell'animale. Anche il segno grafico contribuisce al tono dissacrante dell'opera, apparentemente illustrativo, fiabesco, in realtà crudo e impietoso, una favola senza lieto fine, proprio a mostrare, come l'artista scrive nell'ultima pagina, che everything that shines ain't always gonna be gold.